Conferenza stampa di presentazione di Strinic e Gabbiadini, occasione anche per parlare con il direttore sportivo del Napoli Bigon. Strinic ha detto di aspettare ovviamente le decisioni del mister, di aver recuperato dall'infortunio che ha patito qualche mese fa, quindi vediamo quando lo utilizzerà Benitez. Non credo ovviamente con la Juventus, potrebbe andare in panchina, però domenica sera il laterale sinistro croato che ha detto di preferire proprio la posizione di laterale basso, anche essendo un giocatore che ama spingere molto. Gabbiadini ha ribadito la sua preferenza esterno destro alto d'attacco, ma ha detto di essere disponibile a giocare in tutti i ruoli, ha ricordato che è in perfetta condizione, lo dimostrano le ultime partite del 2014 dove segnava sempre con la Sampdoria, arriva con la possibilità di giocare da titolare presto, forse partendo dalla panchina ma debuttando, credo io, già domenica prossima con la Juventus al San Paolo. Bigon ha parlato del mercato e delle strategie del Napoli, andiamo ad ascoltare anche la risposta del direttore sportivo alla mia domanda, perché spiega un po' bene qual è la linea guida che ispira il Napoli per essere competitivo da subito e per cercare poi di avere qualche cosa in più nel futuro. Ascoltiamo quindi Bigon, Gabbiadini e Strinic. Una per il direttore, una per Manolo. Riccardo, chiedo, vedo una differenza, tu mi hai sottolineato nella prima risposta che davi che il Napoli ha acquisito due giocatori a titolo definitivo. In questo mercato di gennaio, molto vivace peraltro, si stanno muovendo tutti i club importanti, vedo che però le altre si muovono in maniera diversa dal Napoli, cioè il prestito, l'occasione dell'ultimo momento, la colgono. Il Napoli invece ha un'altra strategia. Ti volevo chiedere come mai il Napoli è proprio posizionato su una linea diversa rispetto ai suoi competitor, cioè alle squadre con le quali lotta in classifica. E poi faccio già quello a Manolo? Sì, sì. Manolo, chiedo, si sta parlando di te come di un giocatore che può giocare, sì, l'ha detto anche Benitez, in tutti i quattro d'attacco, ma che preferirebbe partire da destra col mancino per rientrare. È vera questa cosa o tu ti senti libero di dare il massimo in qualsiasi posizione? No, di sicuro io vengo da una squadra che giocavo a destra, quindi mi troverei vantaggiato, quello sì, però ho già giocato negli altri tre ruoli e quindi non c'è nessun problema. Sì, hai sottolineato un aspetto che per noi è comunque fondamentale. Il nostro è un club che ormai da anni ragiona sulla costruzione del gruppo tecnico, per quanto mi riguarda, anche in molti altri aspetti la società ragiona in questo modo, però per quello che riguarda le mie competenze è stato molto raro l'utilizzo del prestito in questi anni, perché si è sempre cercato comunque di credere in una idea e poi di portarla avanti. Tra l'altro, insomma, abbiamo molti esempi anche in casa di giocatori che magari ci hanno messo un anno o due ad affermarsi, ma noi siamo convinti che sui ragazzi bisogna lavorare, bisogna crederci, bisogna dargli fiducia anche nei momenti in cui magari inizialmente le cose non funzionano molto bene, perché si sa che adattarsi a una squadra nuova, spesso anche con stranieri, quindi oltre alla squadra anche un paese, una cultura diversa, ci vuole del tempo, ci vuole un po' di pazienza e fiducia, e perciò abbiamo pensato anche questa volta di andare, come dicevo prima, a risolvere delle problematiche contingenti, ma nello stesso tempo di lavorare sul futuro. Questo è il nostro modo di ragionare e credo che sia la strada migliore se si vuole avere la certezza di quello che sarà il futuro. Oggi Manolo, essendo classe 91, come si diceva prima, entra in un gruppo di 91 nella nostra squadra, dove ce ne sono 6, che possiamo definire potenzialmente tutti titolari, con una media età di 25 anni nel gruppo totale, perciò penso che il futuro di questo club dal punto di vista societario, ma dal punto di vista tecnico, sia comunque assicurato. Poi è ovvio che bisogna sempre migliorare, bisogna sempre cercare di fare di più, però insomma penso che già la base da cui partiamo per il futuro è buona. Ma è difficile da descrivere un'accoglienza del genere, quindi bisogna viverla. E sapevo che Napoli, so che Napoli è una città così, però quando lo vivi è completamente diverso. Devo ringraziare tutti i tifosi, perché comunque ho già capito molte cose dopo il mio arrivo e quindi spero di fare sempre meglio in campo. Ciao Ivan. Ciao. Ti volevo chiedere se hai visto partite del Napoli e quindi recentemente, quindi se apprezzi il modo di sviluppare calcio che fa il Napoli, lo ritieni adatto alle tue caratteristiche. E poi ti volevo chiedere, visto il
il problema, diciamo, che ha avuto alle spalle, il problema fisico, era una questione più atletica. Quanti minuti senti di avere nelle gambe? Cioè, per quanti minuti saresti pronto a giocare? Da. Ma ne mogu reći što se tiče minutaže, to će trener procijeniti kad i koliko će me koristiti. Per quanto riguarda i minuti, lui non lo sa, l'allenatore deciderà in base agli allenamenti. Što si čuva? E što se tiče kako igra Napoli. Dosta, kažem, to sam već i prije rekao da sam pratio talijansku ligu i naravno i Napoli. Kako u Europi, tako i u prvenstvu, tako da znam otprilike kako igra, jel? Napoli, kako trener, koju trener preferira igru. Tako da neće mi biti problem što se toga tiče uklopiti u taj sistem. Conosco come gioca il Napoli, per me non sarà un problema adattarmi al gioco del Napoli. Ivan Strinić e Manolo Gabbiadini, il croato classe 87, terzino della nazionale, per lui un quadriennale da 1,6 a stagione. Il Napoli ha avuto la meglio su due dirette concorrenti del campionato. Si è detto disponibile a giocare anche nella fase offensiva, laddove necessario, come è accaduto in passato. Ed anche se non gioca da metà novembre, si sente a disposizione di Benitez, la cui presenza sulla panchina azzurra è stata fondamentale per il suo arrivo a Napoli. Strinić ha avuto anche Reja tra i suoi allenatori, ma di Napoli ha detto: non ho mai avuto modo di parlare, abbiamo lavorato insieme all'Hajduk Spalato e di lui serve un grande ricordo. Poi racconta la sorpresa per i 25.000 al San Paolo per un allenamento. È stato strano e incredibile vedere come alle 11 di mattina potessero arrivare tante persone a vedere un allenamento, e in questi giorni ho capito quanto la gente di Napoli possa tenere a questa squadra. Conoscevo Napoli anche da prima, perché fin da bambino seguivo il campionato italiano e è stato un desiderio che si avvera, quello di venire a giocare nella Serie A. È una grande opportunità. I compagni mi hanno accolto molto bene, sono stato facilitato dal fatto che Radosevic fosse in squadra e quindi mi ha aiutato molto ad ambientarmi in questi primi giorni. E conosco bene le aspettative del derby con la Juventus, è una grande squadra e faremo il possibile per fare bene. Manolo Gabbiadini, uomo gol della Sampdoria, ha già avuto il suo inaspettato benvenuto con 1000 tifosi ad acclamarlo nel giorno del suo arrivo a Napoli. Ma è difficile da descrivere un'accoglienza del genere, quindi bisogna viverla. E sapevo che Napoli, so che Napoli è una città così, però quando lo vivi è completamente diverso. Ringraziare tutti i tifosi, perché comunque ho già capito molte cose dopo il mio arrivo e quindi spero di fare sempre meglio in campo. Pensare a gara dopo gara è già diventato il suo motto. Scegliere Napoli non è stato difficile per lui, una grande società, una grande città, e poi ci sono Higuaín e Callejon ai quali ispirarsi. La pressione, nessun problema, alle spalle larghe il bergamasco, che non vede l'ora di poter giocare con Lorenzo Insigne. Penso solo a far bene con questa maglia che mi trovo davanti, e la nazionale è una conseguenza, però prima il mio pensiero va solo al Napoli. Si va verso tutto esaurito domenica sera allo Stadio San Paolo per il big match contro la Juventus. La sfida, poche settimane dalla Supercoppa, avrà un effetto speciale. Nella domenica in cui il Napoli ricorderà Pino Daniele, con organizzazione affidata in prima persona al presidente De Laurentiis, ritorna Napoli-Juve in campo. Per i bianconeri l'obbligo di difendere il primo posto e niente tifosi al seguito, come deciso dal prefetto. Per il Napoli l'opportunità di tornare a lottare per la zona Champions. Intanto a Castel Volturno, nel giorno della presentazione dei nuovi arrivati, Bigon parla di mercato. E al direttore Bigon volevo chiedere se si sta valutando la possibile cessione di Hiller, o in questo senso se il giocatore ha espresso una tale volontà. Non ci sono calciatori che hanno chiesto di andare via in questa rosa, anche tra quelli che magari giocano un po' meno, quelli che comunque magari pensano di avere meno spazio di quello che meritano o che vorrebbero. Questo sta a significare che il gruppo è coeso, che tutti quanti credono nella possibilità di fare qualcosa di buono quest'anno. Non per niente, insomma, un titolo è anche già arrivato, intanto diciamo che la bacheca si è arricchita con la vittoria della Supercoppa, quindi il calciatore che hai citato, Gökhan Hiller, è tra questi, cioè non ha assolutamente espresso la volontà di andarsene.
Obiettivo raggiunto insomma con i due innesti, ma tutto può accadere fino al 2 febbraio, il mercato è così. Poi sollecitato in sala stampa, Bigon chiude esprimendosi sul difensore italiano del Bayer Leverkusen, Giulio Donati. Non è una trattativa aperta, né un'idea concreta, è italiano ed interessante per noi, ma valuteremo in futuro.